Questa sera ho il piacere di riavere dopo tempo un amico che tra l'altro è uno di coloro che tra i maggiori responsabili tra 4 virgolette a destra e 4 a sinistra del mondo cinematografico di questa provincia, ovvero sia Giuseppe Gambino che in questo momento è nella sua casa di Vittoria. Giuseppe, allora, dici, questo Vittoria Peace Festival, che è una delle tue creature alla quale tieni molto, a che edizione è arrivata? Sì, è arrivata all'ottava edizione. Abbiamo iniziato ben 8 anni fa, nel 2013. E questa è l'ottava edizione. E quindi siete ormai vecchiette, insomma, collaudati, ecco. Siamo vecchiette. Senti un po', questo sì. Vittoria Peace Festival, ce ne sono molti di festival, si contraddistingue, del resto Pizze lo spiega, perché ha alcune caratteristiche fondamentali. Vuoi spiegarcele? Sì. Il Vittoria Peace Film Fest nasce come un concorso di lungometraggi, documentari e cortometraggi dedicato esclusivamente ai temi della pace, della non violenza, dialogo tra culture e gestione dei conflitti. In pratica quest'anno è un caso particolare, perché per effetto del Covid, quindi della pandemia, siamo stati costretti ad andare online in streaming sulla My Movies. Finalmente il festival viene fatto a Vittoria nelle nostre sale, nella Multisala Golden, e la particolarità del festival è che è rivolto alle scuole. La mattina, in sostanza, facciamo le mattinate per le scuole medie superiori di Vittoria, anche di Comiso, il Carducomiso e il Mazzini di Vittoria e l'Enrico Fermi generalmente, e partecipano molto attivamente le scuole alle mattinate, agli incontri con i registi, con gli attori, con gli esperti di cinema che chiamiamo ogni anno. Perfetto. Quest'anno, come altri festival, purtroppo si è stati costretti a dirottare sull'online. Però, dicevo, l'altra caratteristica di questo, come un po' il Costiblè, è che voi portate direttamente i ragazzi, nel caso particolare, ma anche altri spettatori, a contatto con i personaggi del mondo del cinema. Non solo attori, non solo registi, ma un po' tutti coloro, tipo sceneggiatori e altro. Tra l'altro, lo so perché sono stato più di una volta anche a casa tua ospite con lui, è un modo di ricordare uno dei più grandi esperti siciliani sicuramente, ma anche italiani del mondo del cinema, morto qualche anno fa, come Sebastiano Gesù, che è veramente uno di coloro che col cinema si davano del tu. Ma oggi vedo che c'è un altro regista che ho conosciuto anche a casa tua e qui al Festival a Ragusa, che è Pasquale Scimeca, che lo vedo che si cimenta in un ramo un po' diverso da quelli soliti. Sì, in pratica, allora, hai detto bene, il caro Sebastiano è stato per ben 5 anni presidente del nostro festival, perché la nostra lunga amicizia e avevamo organizzato un sacco di manifestazioni sia a Vittoria sia a Ragusa insieme, e quindi ci dava una grande mano. E da quando non c'è più ha preso il suo posto proprio Pasquale Scimeca, perché anche Pasquale era molto amico di Sebastiano. E infatti quest'anno, cioè non quest'anno, è da 3 anni da quando ci ha lasciati che abbiamo istituito il premio Sebastiano Gesù, e anche quest'anno che sarà dato in concorso che si esprimerà meglio, diciamo, per i temi della pace, valori in cui lui credeva molto. Pasquale Scimeca, sì, quest'anno è in veste di presidente, ma chiuderà il festival con un evento speciale che è il suo ultimo film, L'Isola Incantata, che è un film girato dedicato in Sicilia, alla Sicilia, chiaramente. La Sicilia è una summa poetica della sua produzione, e la particolarità è che appunto è un film dove la musica, diciamo, è protagonista. Ci saranno molti, cioè in sostanza è un montaggio di tanti film girati in Sicilia, musicati egregiamente da artisti siciliani. E quindi fra l'altro questo film è stato finanziato dalla Regione Sicilia, e quindi sarà preceduto dal saluto del direttore della Film Commission, Nicola Tarantino. Ascolta Giuseppe. Pasquale Scimeca
che è un regista secondo me di grandissimo livello. Io, per esempio, ricordo quel, a mio parere, capolavoro assoluto che è Placido Rizzotto, ma ne ha fatto Sì, anche altri. sì. Altro uno tra i film più sfortunati della storia del cinema, che avrebbe meritato moltissimo, che è quello, ti ricordi, del ragazzo che faceva La Passione di Cristo, poi Sì, la fu passione di identificato e quello. fu ucciso anche lui per questo, un film bellissimo. Pasquale Scimica ha sempre portato, come i primi, Zabut e tutto altro, una Sicilia fuori dagli schemi, una Sicilia credo più sanguigna ma anche più vera. Sì, vero, vero. Una Sicilia non stereotipata, appunto. Il cinema di Pasquale è proprio questo qua, un cinema dove è molto presente la storia e appunto, non con i soliti stereotipi. È un cinema molto particolare, hai detto bene. Molto vero. Molto. Ascoltami, oggi siamo alla la seconda e penultima giornata. Il programma oggi chiaramente è finito, domani nella giornata conclusiva che cosa prevede il programma? Allora, domani il programma prevede, il festival è organizzato in diverse sezioni. Ieri si è parlato della sezione degli italiani migranti, oggi invece degli immigrati in Italia. Invece domani avremo la declinazione della pace. Ci sarà un bellissimo film in concorso che è L'Abbraccio, storia di Antonino e Stefano Saetta, del regista Davide Lorenzano. E ha la fotografia di Daniele Cipri, questo film, molto bello. È la storia dell'assassino di un giudice assassinato dalla mafia. Poi ci sarà un bellissimo film di una regista domiziana De Fulvio, si chiama Sisterhood, che è una storia di sorellanza di squadre femminili, girato tra Beirut, Roma e New York. E poi un film girato durante la pandemia, La vita dentro. Questi sono tre film in concorso. Poi ci saranno i cortometraggi della sezione che è guidata da Andrea Di Falco, che è un collaboratore del festival, e poi ci sarà appunto il premio Sebastiano Gesù, la premiazione e infine L'Isola Incantata di Pasquale Scimeca. Quindi c'è un programma molto pieno, molto ricco. Dove si Sì, vede? Su un programma. MyMovies? Bisogna andare sulla piattaforma MyMovies My e poi Movies cliccare è lì. dove? E c'è il link praticamente che noi mandiamo, il link che viene dato dalla piattaforma, che è mymovies.it/VittoriaPis praticamente, Perfetto. e si apre la piattaforma e si può accedere ai film. Benissimo. E Allora, si Giuseppe, prende. andiamo nelle battute conclusive. Diciamo ottava Sì. edizione. A questo punto, tu che sei il creatore e che prima l'hai ospitato nella tua sala, ora multisala, eccetera, eccetera, al di là del fatto che ti auguri, come tutti che vivono, coloro che vivono nel mondo dello spettacolo e del cinema in particolare, una pronta e fortunata riapertura delle sale, per questo festival, cosa credi che ci vorrebbe proprio, che sarebbe un passo in avanti molto importante, un passo in più. Per Per questo festival, il che cosa ci festival, vorrebbe? Sì, diciamo che già il festival è molto cresciuto in questi 8 anni, perché in pratica siamo partiti all'inizio, appunto, nei primi anni, con meno giornate, e poi man mano siamo andati ad aumentare. Ci ha dato una grossa mano anche il Comune di Vittoria attraverso lo SPRAR, che praticamente ha finanziato nei primi anni il festival, e poi grazie anche al MIBAC abbiamo ottenuto dei finanziamenti, e quindi pian pianino è andato sempre a crescere. Diciamo che certamente quest'anno, come abbiamo detto prima, la pandemia ci ha imposto questa versione online, ma l'augurio è quello di ritornare con le sale aperte, anche perché parlo in doppia veste anche di esercente. Ci certo. auguriamo che ben presto si riaprano, perché effettivamente non è la stessa cosa. Però devo dire che non tutte le cose poi vengono, tutti i mali vengono per nuocere. Abbiamo imparato delle professionalità diverse in questo discorso di lavorare online. Con il mio staff ci siamo cimentati un nuovo metodo di lavoro che tutto sommato non è escluso che a dicembre, perché la prossima edizione sarà a dicembre, perché di solito si svolge sempre in dicembre, ora è stato spostato nei primi mesi dell'anno proprio per questo motivo,
non è escluso che oltre a fare le proiezioni nelle sale faremo anche una versione online, perché forse ci dà anche un modo per uscire un po' dai nostri confini, confini della zona, di essere più visti in tutta Italia. Già so di tanti amici, colleghi che si stanno collegando, diciamo, da tutta Italia. Bene, Giuseppe, quindi, prima di chiudere, voglio farti una domanda un poco particolare. Da addetto ai lavori autentico, sotto varie vesti, secondo te, ma il pubblico davvero lo sente questa mancanza del cinema? O temo che piattaforme varie, televisive, eccetera, eccetera, possono un pochino ridurre l'impatto di questa mancanza? Tu come lo vedi? Sì, caro Gianni, hai detto bene. Diciamo, ormai un anno che siamo, si può dire, senza cinema, se non con l'interruzione estiva che abbiamo potuto fare un po' le arene e un paio di mesi tra settembre quella e ottobre. Quella storica, però, Casuzia è la tua, no? Esattamente, Casuzia e anche Scoglitti. Quest'anno per l'occasione ho riaperto Scoglitti dopo ben 2 anni di chiusura. E ho visto che la gente effettivamente aveva voglia di ritornare al cinema, al grande schermo, perché durante la pandemia chiaramente tutti hanno visto parecchia televisione, parecchio cinema in TV, e mi sentivo sempre dire che si erano un po' stancati, certo. E quindi la voglia di ritornare c'è, e come. Perché il film a cinema quindi, è nata cosa, insomma, no? Ma poi anche il discorso sociale di andarci assieme, certo, agli altri. Certo. Va bene. Non è la stessa cosa. Giuseppe, mi fa molto piacere di aver avuto occasione di toccare questo discorso sul Victoria Peace Festival e soprattutto di vedere che c'è tutta l'intenzione, la voglia, addirittura proprio la convinzione massima di portarla avanti, addirittura con un'altra edizione ancora in quest'anno stesso, e poi anche questo desiderio di farsi trovare pronti alla riapertura dei cinema, che, come dei teatri, che prima o poi dovrà avvenire, innamorati dell'arte, della musa del cinema, come sei tu, proprio lo fanno sentire in modo particolare. Bene, io posso augurarvi le migliori fortune, darci appuntamento alle prossime edizioni e ricordare sempre che quest'anno non si può, per il momento non si può, ma il cinema come il teatro, con tutto l'affetto e la stima per il mondo del web, vanno visti a cinema e a teatro. Giuseppe, grazie e forza Festival, forza cinema e forza spettacolo in generale. Grazie a voi.